togli quel coso da lì. L'ordine non ammette repliche. Il capo di una delle numerose paranze, le gang che infestano la città con furti e risse, si rivolge a una ragazza che ha parcheggiato lo scooter accanto al suo, sfiorandolo. La giovane ha appena raggiunto un gruppo di amici all'esterno di un pub a Napoli per festeggiare il compleanno di uno di loro. È notte fonda. In quegli istanti arriva anche Giovan Battista Cutolo, un talentuoso musicista, studente al conservatorio e abile strumentista. Un futuro luminoso che verrà tragicamente interrotto. Giovan Battista è lì con la sua fidanzata, dopo aver appena finito il suo turno di lavoro come cameriere in un locale. Anche lui è presente per festeggiare l'amico. Quando il capo della gang, con un atteggiamento prepotente, si rivolge alla loro compagna, gli amici di JoJo rispondono chiedendo gentilmente di abbassare i toni. Inizialmente sembra che la situazione si sia risolta, con uno scambio di insulti che sembrava essersi concluso. Ma questo è solo l'inizio di una notte di violenza che verrà immortalata dalle telecamere di sorveglianza. La gang non accetta l'affronto di quei ragazzi che hanno osato sfidarli. Per individui cresciuti con le regole della sopraffazione, questa situazione non può essere ignorata. Sono in 11, mentre gli avversari sono solo 7, comprese due ragazze. La piazza è deserta a quell'ora e sembra il momento perfetto per sfogare la loro follia. Improvvisamente, uno di loro decide di versare deliberatamente maionese sulla testa del festeggiato. Inizia uno scambio di insulti, risate e viene persino lanciato uno sgabello. L'orologio segna le 4:51 quando la rissa ha inizio, cominciando all'interno del locale e continuando per strada. Si scatenano calci, pugni e sedie volano nell'aria. Le immagini mostrano Giovan Battista che cerca di difendere un amico. È in questo momento che entra in scena un giovane individuo che sembra non essere coinvolto nelle fasi iniziali della zuffa. Estrae una pistola dalla cintura dei pantaloni e apre il fuoco 3 volte, puntando direttamente verso Joe. Questo individuo, un 17enne dei quartieri spagnoli con un lungo elenco di precedenti penali, è stato sospettato di far parte di una banda di rapinatori di Rolex ed è anche figlio di un noto criminale condannato per rapina. Ha precedenti per truffa ai danni di anziani e un'accusa per tentato omicidio risalente ai tempi in cui aveva appena 13 anni, un'età in cui non era ancora legalmente responsabile. Durante l'interrogatorio, il 17enne ha ammesso: «Ho visto quel ragazzo con una bottiglia in mano che veniva verso di me e ho pensato che volesse colpirmi. Mi sono fatto passare la pistola da un mio amico e ho sparato, volevo solo difendermi». Tuttavia, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di identificare il killer e 3 dei suoi complici, rivelano un altro aspetto della verità. I primi 2 colpi di pistola sono stati sparati mentre Cutolo aveva le spalle rivolte. «L'ho visto cadere davanti a me per terra, pieno di sangue, ma non pensavo affatto di averlo ucciso». In seguito, durante l'interrogatorio con il procuratore, il 17enne conferma questa versione dei fatti. Immediatamente dopo gli spari, la banda si disperde nel buio della notte. Vengono chiamati i soccorsi, ma per il giovane musicista, purtroppo, non c'è speranza di sopravvivenza. Nel frattempo, il colpevole si allontana e decide di trascorrere il tempo giocando a carte. Fu suo padre, giusto prima dell'arrivo della polizia, a comunicargli che quella notte, durante una rissa, c'era stato un morto. Gli agenti hanno riferito che il giovane sembrava ridere mentre veniva portato in questura con le manette ai polsi. Attualmente è detenuto nel carcere di Nisida. Nell'ambito delle indagini, 2 maggiorenni sono sotto inchiesta per aver fornito l'arma utilizzata, una pistola calibro 6,35 con la matricola a brasa, che è stata successivamente rinvenuta dietro un'edicola votiva. La morte di Giovan Battista Cutolo ha profondamente scosso l'intera città. Era un giovane artista con radici artistiche. Suo padre, Franco, era un regista noto. Il maestro Gianni Russo, direttore dell'Orchestra Scarlatti, ha commemorato il talento di Giovan Battista con queste parole toccanti. «Era un bravissimo cornista, suonava bene anche il piano.
ha avuto più di un'opportunità di andare a lavorare lontano da Napoli, ma il suo sogno era sfondare nella sua città. E proprio la sua città lo ha ucciso. La madre della vittima, Daniela Di Maggio, al termine della manifestazione che ha attraversato Napoli per chiedere giustizia, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Pretendiamo una pena certa, l'ergastolo».